È Carlo Masci, il candidato sindaco del centrodestra a Pescara, dopo l'incontro che si è svolto tra i vertici di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. Salvini, Berlusconi e Meloni hanno dato il placet, il nome, quello dell'avvocato Carlo Masci di Forza Italia, già assessore regionale e comunale di Pescara e attuale consigliere comunale nel capoluogo adriatico. Fino a qualche giorno fa la Lega, forte dei risultati ottenuti alle scorse regionali, avvocava a sé la possibilità di indicare il nome del candidato alla carica di primo cittadino, ma poi è stato raggiunto l'accordo e Carlo Masci sarà il candidato a sindaco per il centrodestra nelle prossime elezioni del 26 maggio. Abbiamo raggiunto telefonicamente lo stesso Masci e il coordinatore regionale degli Azzurri, Nazario Pagano, che si trovano a Roma all'Assemblea Nazionale di Forza Italia. Cosa vuol dire per lei questa candidatura? Per me è veramente un grande onore e in questo momento sono emozionato e commosso per quello che è successo. Ringrazio tutti quelli che hanno sostenuto la mia candidatura. Spero di poter dare le risposte che tutti si aspettano, soprattutto di poter meritare la fiducia che in molti hanno corrisposto in me. C'è un legame fortissimo da parte mia con Pescara, è una città che accoglie tutti, è una città meravigliosa, è una città a cui sono legato da sempre, sono nato qui, vivo qui, i miei figli vivono qui, quindi voglio dare tutto quello che posso alla mia città se i cittadini pescaresi vorranno. Ma io credo che tutti quelli che amano Pescara, tutti i cittadini di Pescara, sicuramente sono così legati alla città che avere la possibilità di rappresentarla comunque, di essere impegnato nell'amministrazione della città, credo che sia un onore per tutti quanti. Silvio Berlusconi conosce bene Carlo Masci, d'altro canto è il nostro coordinatore provinciale di Pescara. Ovviamente adesso dobbiamo affrontare la campagna elettorale. Noi non abbiamo vinto le elezioni, abbiamo soltanto un candidato, che è un candidato che noi riteniamo prestigioso, una persona per bene, saggio, responsabile, di grande esperienza e competenza. Quindi pensiamo che i cittadini di Pescara lo sosterranno e lo faranno vincere, perché Pescara ha bisogno di un nuovo slancio, di una nuova fase di rinascita, di una nuova primavera.